Questa città vuole cambiare? Certo che vuole cambiare, con gente onesta. Cosa diciamo su questa manifestazione contro l'Ndrangheta? Vediamo, beh, è buona, buona, è un esempio. Con ciò basta mancare, penso non mangiamo. E tu vieni e mi chiedi tanto mesi, tanto... è una cosa assurda. Questo sta morendo proprio, proprio. Stiamo chiudendo tutto quasi, tutto. Ma sì, i ragazzi sì, hanno la mentalità diversa. E purtroppo per questa situazione e per un po' il lavoro che manca, i giovani se ne vanno, vanno via tutti. Erano quasi 1000 persone nel corteo antimafia a Cutro, in segno di solidarietà agli imprenditori che di recente hanno denunciato i loro estorsori facendoli arrestare. La manifestazione è stata promossa dal comune e da alcune associazioni con una ricca partecipazione di popolo e i commercianti hanno chiuso i loro negozi nel momento del passaggio del corteo ed affisso sulle saracinesche il cartello con lo slogan della manifestazione 'Ndrangheta Cutro un'altra cosa. I commercianti dicono no al pizzo, la legalità va praticata nel quotidiano, quando ci sono delle distorsioni bisogna uscire fuori, manifestare, metterci la faccia per come sta facendo oggi Cutro con la dignità che i piccoli operatori economici meritano. E allora c'è la necessità di uscire fuori nel giusto modo, di dare i giusti segnali, di dare il giusto esempio all'imprenditoria tutta rispetto a quello che è un territorio che reagisce per come il nostro territorio deve reagire. Senta, qualcuno dice che sia un fatto inedito che la gente di Cutro alzi così alta la testa? Beh, diciamo che il messaggio che è arrivato in questa occasione è forte. Imprenditori che hanno denunciato e la reazione anche abbastanza veloce da parte delle forze dell'ordine che sono intervenute. L'impegno da parte dell'amministrazione costituisce parte civile e l'impegno delle associazioni è stare accanto a chi ha denunciato. Un messaggio forte che speriamo che arrivi a chi ancora non ha trovato questo coraggio. Una pagina importante perché finalmente non ha paura di aver coraggio, anche perché rispetto a questo fenomeno dovevamo essere per forza solidari. Perché qui c'è l'intera comunità che vuole partecipare, vuole dare un forte segnale. Io lo dissi fin da subito che qualsiasi attività criminale si sarebbe perpetrata, io mi sarei costituito parte civile in ogni aula di processo e così farò. Perché vedete, come si può pensare ad andare a fare di mazzette a piccoli imprenditori che sono un po' l'unica economia rimasta. Immaginiamo se lo fanno con i nostri concittadini paesani, immaginate se dovesse venire un imprenditore a investire qui, ma quando mai può arrivare? Quindi abbiamo tanto da fare, da recuperare, però io credo che la risposta dalla gente comune qui ce n'è tanta. Noi siamo un'altra cosa, queste persone sono un'altra parte, queste persone debbono stare da un'altra parte. Per usare un termine forte, debbono essere schifate dalla gente per bene. Solo così si può dare un segnale importante. Io mi auguro che anche i paesi limitrofi percorrano la stessa strada, in modo che anche loro, nell'ipotesi che qualcuno dei loro paesi subisce questo tipo di... si costituiscano pure loro, i sindaci, i colleghi, i parti civili. Più corale è il discorso, meno terreno fertile per questa gente c'è. Gente.